Presidente, oggi è una giornata importante, vengono celebrati i 25 anni dalla legge 548 del 93 per la gestione e la cura di questa malattia, la fibrosi cistica. Quali sono i risultati che sono stati raggiunti in questi 25 anni e cosa c'è ancora da fare? Oggi è una giornata di grande gioia perché dobbiamo renderci conto di quello che abbiamo ottenuto sino ad oggi. Abbiamo ottenuto che in tutte le regioni c'è un centro di riferimento per questa patologia. In tutte le regioni c'è un'associazione che lavora in sinergia col centro, creando un ponte dove convergono le esigenze e le necessità dei pazienti e dei clinici nel loro diritto di un'assistenza di qualità. Ma diciamo che è proprio una linea di demarcazione, quello che abbiamo ottenuto e quello che abbiamo ancora da fare. I pazienti con fibrosi cistica sono circa 6.000 e più del 50% di loro sono pazienti adulti. Quindi dobbiamo renderci conto che le necessità del paziente adulto sono diverse dall'età pediatrica. Quindi creare nuovi centri che possano accogliere questi pazienti adulti. E l'importante, poter dare delle cure uguali sia al nord che al sud. Non esistono, per me che rappresento, io ho questo privilegio di rappresentare i pazienti con questa patologia, non esistono pazienti di serie A e pazienti di serie B. Quindi il lavoro che noi faremo per ottenere che la legge venga applicata correttamente secondo il suo dettato, perché è una legge lungimirante che aveva già previsto tutte le sfaccettature della patologia. Anche se in quel periodo non avevamo i pazienti adulti, si pensava già a questo. Quindi una legge anche, oltre a essere lungimirante, ottimista. E oggi vogliamo che venga applicata correttamente secondo il suo dettato. Mi sembra anche abbastanza facile, perché non chiediamo risorse ulteriori, che ce ne sarebbe bisogno. Ma il primo passo è che venga applicata correttamente secondo il suo dettato.